tutti ragazzi, ragazze e benvenuti in una nuova puntata di Facile e Veloce Opinione. Io sono Emanuela, questo è il mio canale e oggi un nuovo video. Ieri ne ho postati due, non ne potevo fare a meno, era una fucina di argomenti. Oggi sollecitata ho voluto anche saluto diciamo il canale Milk and Coffee. Carmen forse non mi guarda nemmeno, però io non potevo fare a meno di salutarla perché è stata proprio lei a darmi ispirazione per questo nuovo video, ovvero i rossetti preferiti dell'inverno. E partiamo presto che tardi con dei rossetti diciamo non costosissimi o comunque di un costo non elevatissimo. Iniziamo da questo Golden Nude della collezione Wycon Amani, un nude che ho per giunta indosso con un po' di mascara, un po' di blush. Ho voluto fare un semplice ritocco da giorno in modo da sembrare impeccabile ma naturale. Questo colore ha una grandissima, questa tipologia di rossetto, a parte il packaging elegantissimo, ha una qualità veramente eccezionale. Wycon in questo senso non si smentisce. Andiamo a una collezione Kiko. Lo so, è un fucsia, in genere non sarebbe un fucsia da mettere in inverno, ma ebbene sì, io questa tipologia di fucsia la metto in inverno. Era di una collezione Kiko e l'ho voluto comprare perché questa tipologia di fucsia su di me sta molto bene anche in inverno, anche da giorno, e quindi l'ho voluta comprare. Passiamo sempre a un rossetto di questa nuova formulazione dei rossetti liquidi di Kiko. In questo caso vi propongo un rossetto, il numero sinceramente non lo leggo, ma è un rossetto di questo fucsia antico, rosa antico, che non è troppo diciamo troppo evidente, e quindi io lo trovo assolutamente ottimo per l'inverno per fare un trucco da giorno molto naturale. Andiamo a un rosso fragola che per me per le serate d'inverno non manca mai, perché io ne ho fatto scorta, li ho consumati, forse sono i rossetti che la sera, sia in estate che in inverno, ho consumato di più, perché il rosso un po' più chiuso non lo metto molto in inverno. Mi piace questo rosso fragola un po' importante anche la sera, è veramente ottimo. I prezzi sono, come ben sapete, competitivi perché vanno sui 8 euro e quindi che dirvi. E passiamo a un bel nude sempre dei rossetti liquidi. Io li trovo di formulazione, mi sono ricreduta perché man mano che li utilizzavo devo dire che li trovavo confortevoli. Secondo me il primo impatto non è stato veritiero, io posso ricredermi, sono un essere umano, man mano che li provavo io li trovavo buoni, confortevoli. Ovviamente vi devo fare un'avvertenza, sono rossetti liquidi, dovrebbero essere tinte, ma un pasto non resistono più di tanto, e del resto non ve lo dovete aspettare assolutamente, perché comunque diciamo quelli che resistono veramente tanto seccano veramente tanto anche le labbra. E io li ho trovati veramente buoni, e forse mi ripeto troppo col veramente, e scusatemi l'altra volta che ho fatto un grosso errore grammaticale, e ne farò altri, fanno parte delle mie papere, però assolutamente sono dei rossetti che io alla fine ho reputato validi. Andiamo a una new entry, il Sweet Gravity di Nabla. Questo parliamone un poco perché è un nude veramente resistente.
ovviamente secca un po' le labbra, quindi le dovete preparare, le dovete idratare, poi le dovete asciugare e mettere questo rossetto. Tra i nude li ho trovato il più confortevole, il più resistente e una vera e propria tinta. Mi hanno parlato male nelle recensioni di altri colori, ma intanto io ho preso quello che mi sarebbe interessato. Ve lo faccio vedere, è questo bellissimo nude che ha proprio un effetto arancione sulle labbra, il che mi sta molto bene di giorno perché gli aranciati su di me spiccano, è inutile dirvelo. Questo costa un po' di più, io l'ho trovato, vi devo dire la verità, un po' costosetto rispetto a quello che poteva meritare, perché veramente sono pochi ml, non lo ricomprerei a questo prezzo, ma solo con degli sconti. Andiamo a un altro rossetto liquido per labbra che è Double Dare, Double Dare di Kat Von D. Double Dare, io sono tentata pure di comprare Lolita 2. Double Dare, io ho trovato un colore che mi ha fatto impazzire per appunto l'in, diciamo l'inverno, la primavera, comunque un nude portabile in tutte le stagioni. Scusate, ma mi guardo un po' quello che mi rimane. Un nude portabile in tutte le stagioni, devo dire, è riapplicabile, confortevole, quindi storciamo meno il naso per quanto riguarda la durata. E il fatto che appunto sia confortevole e riapplicabile è sempre una cosa a favore di questo rossetto. Io penso che come texture rovini e sia assolutamente rovini meno assolutamente le labbra. Io mi ci sono trovata bene, l'ho riutilizzato con un'ottima matita, ha avuto una buona resistenza e soprattutto mi è piaciuto come se n'è andato sulle labbra. Quindi, che non duri un pasto, io però e veramente lo trovo un buon rossetto. Andiamo a rossetti, a mattitoni rossetti, una vecchia collezione di Wycon Lip Power Extra Large. Questo assolutamente lo trovo un colore invernale, vedete che io l'ho potuto utilizzare, è un classico vinaccio, trovo matite ottime, confortevoli, sono veri e propri rossetti e mi è piaciuta, e intanto è vero che ora butterò alcuni rossetti, ma questo lo tengo. Sempre di Wycon, e andiamo sempre sul low cost, il Magnificent, non potevo non citarlo, oltre che tra i preferiti del periodo, in questo periodo, perché sono i rossetti che assolutamente adopero di più. Sicuramente alcuni rossetti li ho dimenticati, ma intanto vi faccio vedere questi, in caso vi farò un altro video. Non vi descrivo più il colore. Rossetto che vi cito per l'ennesima volta è questo, il Pantarei della Nabla. Molti dicono che sono scivolosi, io invece l'ho trovato un rossetto eccezionale, idratante, rimane abbastanza sulle labbra, si fissa e poi è difficile che se ne vada, rimane sempre un bellissimo, una bellissima parte del pigmento. Andiamo a vedere i rossetti più economici che posso farvi vedere, quelli di Essence, i Long Lasting, questo bellissimo color mattone scuro, chiuso, freddo, non sarebbe un mio colore, ma io ogni tanto li uso, e quindi questo io l'ho comprato da poco, è un Long Lasting, è lo 06. Poi andiamo allo 07, che è questo nude rosato, molto naturale, molto bello, io li ho trovati confortevoli, ottimi per il prezzo che hanno. E poi un rossetto un po' più scuretto, che è questo, è un colore talmente particolare che non me lo so descrivere, perché è un mezzo rosso, una punta di marroncino, non è un rosso classico, è un rosso un po' vinaccio, che mi è piaciuto veramente tanto, indosso le labbra.
Andiamo a questo rossetto matte della Essence. Allora, con una buona matita io trovo che sia un rossetto liquido molto buono. Io ho preso Simply Be an Icon, ve l'ho citato più di una volta, e questo rossetto mi è piaciuto, e fra i rossetti liquidi low cost gli darei una chance. Andiamo ai rossetti MAC, perché non possono mancare. Allora, questo nude, che sarebbe il Velvet Teddy, questo nude molto bello sul marroncino, è un colore che inizierò a utilizzare questo inverno. Andiamo al rosso classico, che è Russian Red. Io lo metto, è molto particolare, lo metto da sera. Questo bellissimo color ciliegia, che voi conoscete molto bene perché ve ne ho parlato, mi è piaciuto moltissimo il finish perché mi ricorda molto, questo è un retro matte, mi ricorda molto i Matificent All Fired Up. Un matte un pochino secchino è Pink Plaid. Pink Plaid, che comunque la mattina per andare a fare la spesa io lo trovo di un'eleganza estrema, molto naturale, effetto appunto trucco impeccabile. Andiamo avanti con un colore caffettato, che è Cream to Your Coffee. Cream to Your Coffee è il nocciola per eccellenza. Bellissimo. Nonostante sia un cream sheen, un rossetto cremoso, io trovo che la sua durata con una buona matita sia eccezionale. Andiamo con il Merdy MAC, che mi è stato consigliato da Selvaggia Sostenni di SNS Style nel suo canale, in un suo video. È un colore che ho adorato quest'inverno, continuerò a metterlo. Questo è lo swatch, veramente veramente un colore bellissimo. E poi un colore molto particolare per la sera, che è il Fresh Moroccan, che è questo misto tra bronzo, aranciato, rame. È un rame puro che la sera fa un'eleganza estrema, dando un tocco anche sexy al trucco. E io l'ho utilizzato per cene importanti, cene di anniversario. Che dirvi? Il video è finito con i rossetti invernali. Man mano che ne trovo altri, ve li farò vedere in altri video. Un bacio da Manuela, facile e veloce opinioni, e alla prossima!